Bufere al Cardarelli di Napoli per l'ultima direttiva del direttore generale Rocco Granata, che impedisce ai medici che non hanno fatturato oltre 100 visite di effettuare interventi in intramenia presso il proprio studio. La rivolta dei camici bianchi ha ottenuto la sospensione dell'efficacia della delibera fino a settembre, ma è polemica tra la NAO Assomed, sindacato dei medici dirigenti, e la direzione. L'associazione denuncia il mancato utilizzo di una palazzina ristrutturata per ospitare le operazioni intramenia e occupata da un reparto di ortotraumatologia. A farsi portavoce del disagio il coordinatore provinciale Franco Verde. Questo direttore generale Granata sta operando l'intramenia come foglia di fico. In 20 mesi questo direttore generale non è riuscito a fare né un regolamento né un programma affinché il giorno dopo la liberazione si possa fare questa intramenia, sia per i medici del Cardarelli che medici di altri ospedali. Nonostante lo stop, il duro confronto tra il sindacato di categoria e la dirigenza dell'ospedale più grande del Mezzogiorno potrebbe coinvolgere le istituzioni regionali e la giustizia. E abbiamo chiesto l'intervento di Caldoro, Morlacco, questi amministratori così attenti ai soldi della Corte dei Conti. E quanto prima speriamo che intervenga qualche pubblico ministero. Perché lui fa questi provvedimenti nei confronti dei medici e non fa il provvedimento principale per utilizzare appieno questa palazzina in cui l'ammalato privato si sente più sicuro? Domani intanto l'Assomed, presso la sede di Santa Lucia, presenterà una conferenza stampa sulla difficile situazione del Cardarelli. Tra i temi la posizione di Caldoro nei confronti dell'ospedale e il presunto massacro della dirigenza da parte del direttore Granata.